al professor Diocesano, con un allestimento che sarà in continuità poi con quello della sala Guelfo, studiato appositamente. Dopodiché nella sala Guelfo ci sarà il trovatore, quello che vedete anche nel manifesto, sempre di Retirico, il trovatore con lo spadino di Retirico, il ritratto di Guelfo, sempre di Retirico, e poi ci sarà l'incisione di Guelfo, il ritratto di Retirico a cavallo. Professoressa, mi corregga, se faccio vederlo con i titoli. Ha studiato studiato. E poi i 12 disegni su carta quadrettata che rappresentano veramente una particolarità proprio originale del lirico, con autoritratti, schizzi, ritratti di Guelfo, che saranno esposti sempre nella sala Guelfo. E questa documentazione fotografica proprio allestita da Guelfo, che noi non abbiamo toccato e che veramente documenta in maniera molto anche emozionale, secondo me, questa amicizia tra lui e De Chirico, che poi vi ricordo è documentata anche nel famoso TIC di Guelfo pubblicato nel 79, un anno dopo la morte di De Chirico, che è un libro proprio che, diciamo, capricci al volo, testimonia proprio questa conosce questa amicizia, questa stima particolare anche per la stessa condivisione della concezione artistica condivisa.